Mamma mia ragazzi, tiro sull'Elba tuonante qua, tuonante! Va bene. Diciamo che la partenza non è stata proprio tuonante. I ragazzi venivano dal nord e io ho appena finito la Transitalia. In poche parole, per arrivare a Piombino abbiamo preso cati d'acqua. Siete veramente coraggiosi, ragazzi. Ah, sì? Sì. Ho detto, complimenti, voi sì che siete veri appassionati. E ho detto, no, siamo solo dei minchia che andiamo a fare per prendere tutta questa acqua. Intanto vi presento i protagonisti di questa incredibile avventura. O scampagnata, insomma, chiamatela come vi pare. Andrea, che ha ciulato la Ducati Desert X a Paolo ed ha capito cosa vuol dire fare fuoristrada con una moto più leggera e adatta a fare questi percorsi. Non si vede dal video, ma continuava a ridere sotto il casco. Si stava divertendo davvero come un bambino. Vai Andre, sali soprattutto! Lillo, carissimo amico di Andrea, secondo me si sta ancora domandando come abbia fatto a sopravvivere o a finire la traccia con quel suo super tenere che a me sembrava infinito. Ero sicuro, ho detto adesso vado in terra. E invece magicamente andavo talmente forte che non sono caduto. Me lo fece provare, mi bastarono pochi metri per avere paura e capire che era un catamarano. Oh merda. Oh, e che è sta roba? Oh, quando finisce? Ah, e senza dimenticare il piccolo problemino che ho avuto con gli stivali. Praticamente gli stava staccando la suola, ha dovuto attaccare col nastro. E per ultimo, ma non per questo meno importante, compare Giustino. Lascia! Lascia! Con il suo fedelissimo GS, che rischia di essere accantonato per una moto più leggera. GS? Una bella moto. Comunque hai fatto tutto. No, sì. Hai faticato? Un po' così. Amante dei tornanti in fuoristrada. Ma il tornante che era successo nel tornante a sinistra? Aspettavo quelli là, sennò gli saltava addosso. Dove te ne stavi andando? Mi sono fermato. E poi? Poi ho proseguito. Verso dove? A destra. Ma perché lui aveva passato di destra, io ho seguito le sue rotate. Lo sai che sei passato così dal No. È andata bene. È andata bene, c'era qualche tratto in discesa a picco sul mare. Ho giocato qualche jolly, però. Guarda, è delle pietraie che spaccano le braccia. Che quando praticamente eravamo in quella strada salita con tutti quei dossi lì, che sembrava, mi sembrava tipo che ero un endurista. Di quelle prove. Ma vaffanculo. Vedevo il GS che saltava lì, però non è che ti ritornava indietro il coso piatto. Non lo so se è una bella cosa o no. Ah, e poi c'ero io con la KTM 890 Adventure R di Valentina, che ringrazio, grazie Vale, andatela a trovare al negozio Up Trail Stall a Modena, bla bla bla, e tutto. Cosa dire dell'890? Ragazzi, è una moto maledettamente divertente, il motore spinge sempre, nonostante i 200 kg in off-road si comporta benissimo. Le sospensioni mi hanno dato un'impressione ottima, così come il comfort in generale anche su strada. Le gomme, le Golden Tire GT 823 mi sono piaciute. Il posteriore giustamente rumoroso su strada, ma con un tassello del genere, insomma, non potevo pensare diversamente.
Poi non aspettatevi più di 6.000 km. Detto questo, c'è da capire se hanno risolto i problemi alla frizione, che si bruciava facilmente. E proprio devo trovare un difetto, è che ti porta sempre a spingere, cioè te la godi quando vai forte. E vi dico solo che il modello 2023 mi piace parecchio, quindi chissà cosa succederà fra qualche mese, Federichino. Puttana la terra, ragazzi. Allora, visto che tu sei indigena, mi devi dire qualcosa sull'isola d'Elba. Oddio. Perla faceva la preziosa e la timida, quindi vi spiego io un po' così l'isola d'Elba, famosa per le sue acque cristalline, le sue spiagge, il suo territorio ricco di storia. Senza tralasciare ovviamente le strade in fuoristrada che si possono fare da quelle parti, a picco sul mare, pietraie, pezzi in mezzo alle fratte. Insomma, non sembra vero, sembra di stare un po' tipo l'isola quella di Jurassic Park. È giusto, un bel è giustino, salto. Stanno saltando le braccia, vieni qua, Giusti. Welcome to the jungle. Adesso giustamente mi chiederete la traccia, no? Allora, io devo ringraziare i ragazzi Tuscany Moto Adventure, sono stati loro a fornirmi questa traccia, io ovviamente non ve la posso dare, l'unico consiglio che vi posso dare è dare un occhio a Wikiloc, ogni tanto qualcosa di interessante si trova, ma state attenti ai divieti e soprattutto a controllare dove state andando, perché potrete ritrovarvi a fare downhill senza capirne nulla. C'è qualcuno che a casa all'isola d'Elba possa fare le pulizie invernali? E per finire, l'indomani abbiamo fatto i teppisti alla miniera del Vallone. Questa è l'isola d'Elba, che vi devo dire? Tranquilli, abbiamo chiesto il permesso alla tipa del museo di Capoliveri. Ciao Perla. Bellissimo. Il parco giochi per i bambini. Sono cresciuto per i bambini. Allora, vuoi di già il mio numero vuoi? Sì, dai. Cioè, siamo, noi qui siamo molto. Però io pensavo molto per diretti. Me, sai, mi offressi una cena prima, il mio numero, no? Non funziona. Come? Qui siamo al contrario. Diretti. Cioè? Diretti. Ma dopo cena? No, no, cena. No, no, dopo cena diretti. Allora, io comunque devo iniziare a conoscere le persone prima di... E comunque la prima sera, fidati che... Non paga. Non concedo. No, non mi concedo, non pago. Ti giuro che non mi allora giuro. Allora è meglio così. No, ma... Scusa Perla, non volevo metterti in imbarazzo. No, basta che tu mi scrivi. Poi te ne vai. Dove l'avevi scritto? Ieri no. Come ti sei comportato? Bene. Sì, perché? Non ti ho dato pisellate strane, no? Checkerando. Un vendete dici... a cosa? A noi. A noi? E a questo weekend corto, ma... Intenso, croccante. È la faccia di chi ci vuole male. Sempre. Saluto. Assorrati come si suol dire. Giustino, si... non devi dire la faccia indietro.